Buongiorno a tutti, oggi come vi ha detto Giulio vi farò vedere il mio allenamento glutei e gambe. Questo allenamento si può facilmente fare a casa, l'unica cosa che vi serve è un resistance band come questo. Se non l'avete mai visto si trovano su Amazon, io ho speso 10 euro e ne ho comprati 3 di 3 resistenze diverse. Specialmente per chi non è iscritto in palestra ve lo consiglio veramente. Iniziamo! Allora, io comincio ogni mio allenamento con circa 10 minuti di camminata. Io odio il cardio, ma questo è importante per riscaldare i muscoli prima di iniziare lo stretching. Qui mi vedete che faccio un po' di stretching per la flessibilità. Di solito cerco di tenere ogni posizione dai 10 ai 15 secondi. Mi raccomando, non esagerate e non fate mai stretching a freddo. Non dovrebbe essere doloroso, dovreste sentire il muscolo tirare, ma non dovrebbe essere doloroso. Quindi non esagerate. Check this out right here. Simon's Jackson, ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize, it's really times. Simon's Jackson, ooh, I am for real. Never meant to. Ok, poi inizio il workout con dei semplici squats. Quindi prima mi metto il resistance band, come vi vedete. Ne faccio 15, cercando di andare il più giù possibile. Non sono tanto flessibile, quindi tengo i piedi abbastanza aperti, perché sennò non riesco ad andare giù abbastanza. L'importante qui è contrarre quando siete nel punto più basso del movimento, ma anche nel punto più alto. Quindi ogni volta che andate giù e ogni volta che andate giù. Yeah! Poi senza fare una pausa inizio dei crab walks. Anche se vi sembra un esercizio un po' strano, davvero è molto molto efficace. Dovete concentrarvi a restare in posizione di squat più bassa che potete e muovere solamente le gambe. Quindi io resto nella posizione squat e poi mi muovo da un lato e dall'altro. E qui non lavora solamente la gamba che inizia il movimento, ma lavora anche l'altra gamba per stabilizzare. Il terzo esercizio che faccio sono dei pole squats, come vedete. Ne faccio 8. Sono come gli squats normali, solamente che torno completamente in piedi solo dopo 3 squats, quindi faccio 1, 2, 3 e mi alzo. Sì, questo è uno dei miei esercizi preferiti perché davvero mantiene la resistenza nei glutei. Adesso inizio a fare dei kickbacks e ne faccio 10 per gamba. Qui bisogna concentrarsi a utilizzare i glutei per muovere la gamba e non la schiena. Se vi fa male la parte inferiore della schiena, potete abbassare, inclinare il petto così che siete paralleli al pavimento. Questo dovrebbe aiutarvi a non aver male la schiena. Io le prime volte che facevo questo esercizio mi faceva male la schiena, ma adesso non più. Quindi mi sa che ho capito come si deve fare correttamente. Ok, una volta fatti questi 4 esercizi ho fatto una pausa di 3 minuti e poi ho rifatto tutto il circuito di 4 esercizi un'altra volta. Ok, qui inizio il prossimo esercizio, si chiama hip thrust. Secondo me è uno degli esercizi più efficaci per allenare i glutei. Io utilizzo una panca e appoggio solo la parte della schiena sulla panca e poi metto le gambe piegate a 90 gradi e scendo giù quasi toccando il sedere per terra, e quando mi rialzo solamente usando i glutei, quindi stringo i glutei e mi rialzo. Sì, dopo averne fatti 10 faccio una piccola pausa e poi ne faccio altri 10 con il resistance band, come vedrete. In verità questo è un esercizio che si può fare anche con la schiena a terra, però io trovo che sia più efficace quando vi mettete su una panca. Ovviamente con il resistance band è più difficile, però comunque anche senza è un esercizio molto efficace.
Quindi ne faccio 10 senza resistance band, 10 con il resistance band, e poi mi vedete che prendo un peso e ne faccio altri 8 con il peso anche. E alla fine tengo la posizione contraendo i glutei per circa 10 secondi. Questo dovrebbe davvero bruciare. Dopo di questo ho fatto dei straight leg deadlifts. L'importante qui è scendere davvero piano e tenere la schiena dritta. Non so se Giulio l'ha preso bene. Sì, come vedete io tengo la schiena dritta, è importante, perché sennò vi rischiate di fare male. Io sto usando dei pesi di 10 kg a lato, ma non dovete usare dei pesi per forza, potete anche usare un peso e tenerlo con le due mani, fate un po' come volete. Qui anche si può usare il resistance, ma da me non mi andava di metterlo, ma anche qui si potrebbe. L'importante qui è di scendere con le gambe quasi completamente dritte e spingere il sedere più indietro che può, e poi quando ritornate stringere davvero i glutei. E ho fatto questo esercizio in superset con dei curtsy lunges, come vedete adesso. Faccio un curtsy lunge a sinistra, un squat in mezzo e un curtsy lunge a destra e uno squat in mezzo. E lo faccio circa, mi sa che ne ho fatti 8. E come vedete qui io tengo un peso, non due. Questo, se siete a casa, se non vi esce bene questo esercizio, non è cruciale, però io lo faccio per allenare la parte laterale dei glutei, quindi la parte più esterna laterale. Questo è un esercizio che se non andate in palestra non c'è bisogno che lo fate. Sono dei single leg leg press. L'importante è che state sul sedile solamente con una coscia completamente rialzata e con quella gamba che spingete. Idealmente, quando avete le gambe piegate, le ginocchia vi dovrebbero arrivare a tetto. Però io sono bassa e non riuscivo bene a aggiustare il sedile, e quindi il mio range of motion non è ideale, è abbastanza limitato. E poi, come ultima cosa, se proprio non avete sudato abbastanza, qui vi faccio vedere due esercizi che potete fare alla fine del workout. È un po' tipo HIIT, un po' cardio. Inizio a farli, si chiamano gli jump squats. Quindi fai uno squat e poi salti sulla pedana, e fai uno squat e salti sulla pedana. Se li fate alla fine dell'allenamento davvero mi ammazzeranno, sarete sudando. Erano 3 mesi che non andavo in palestra, quindi questo workout mi ha ucciso. Qui è una variazione che potete fare, potete alternare le gambe, invece di fare uno squat normale potete fare una gamba, vabbè, come vedete. Spero vi sia piaciuto il video, un bacio a tutti.